Tifosi giallorossi di Un Tiro in Porta Lecce, benvenuti a questa nuova puntata della nostra rubrica per commentare la partita che il Lecce ha vinto per 2-1 sul campo bagnatissimo di Perugia, in formazione largamente rimaneggiata. Una vittoria sofferta, però una vittoria importantissima per la nostra classifica. Ne parliamo con Francesco Cavallo, l'avvocato Cavallo è uno storico tifoso giallorosso da tanti anni. Presente sugli spalti, soprattutto in tribuna est. Quest'anno, Francesco, hai ritrovato l'entusiasmo con la squadra di Sì, un Milano. Lecce che si impegna, che combatte, che fa sicuramente entusiasmare i tifosi. I 3 punti di oggi valgono doppio perché la squadra era in formazione ridotta, perché ha faticato, perché il campo non era dei migliori e anche perché, possiamo dirlo, il Palermo ha pareggiato. Ecco, allora, commentando la partita e scendendo negli aspetti che hanno caratterizzato questa gara. Innanzitutto abbiamo visto che Liverani si è dovuto inventare una difesa del tutto inedita. Abbiamo sofferto tanto in difesa, forse perché i ragazzi che oggi sono stati chiamati in campo non erano abituati a giocare in quel ruolo. Sì, i risultati però danno ragione a Liverani. Abbiamo sofferto tutti, non solo i giocatori in campo, ma anche noi che abbiamo seguito la partita, sia i leccesi sugli spalti a Perugia, sia noi che l'abbiamo seguita, dagli schermi. Oggettivamente una difesa del tutto inedita con giocatori tutti fuori ruolo, che ha faticato non poco, però, torno a dire, il risultato premia anche il coraggio e l'audacia di Liverani e del suo staff che hanno creduto in questi ragazzi che con la buona volontà hanno sicuramente sopperito alle difficoltà derivanti dal cambio di ruolo e di posizione, un po' per tutti, a dire il vero. Cosa pensi di Mancoso, terzino destro, nella seconda parte dell'incontro? Forse ha Ma giocato meglio lì che a paradossalmente, centrocampo. Mancoso ha dato di più e ha giocato meglio in contenimento rispetto ai primi 60-70 minuti in cui ha Ha faticato un po', ha sofferto. sofferto un po', forse il campo, forse anche Non era la diciamo, giornata ideale, forse, per lo lui. stop, ogni tanto un po' di fiato ci vorrebbe anche per lui che da sempre gioca per 90 minuti, però ha dato anche dimostrazione il capitano di grande sacrificio correndo per la squadra negli ultimi 20 minuti. Un Lecce molto cinico, a noi è piaciuto moltissimo oggi Filippo Falco, possiamo dire che è stato uno dei migliori in campo, ma sopra a tutti probabilmente Vigorito, che si è fatto davvero perdonare quell'erroraccio che ci è costato la sconfitta a Cremona. Un Vigorito in grande spolvero, ha fatto due parate, una nel primo tempo e una in chiusura di partita, che davvero valgono i 3 punti. Sì, devo dire, oltre a Vigorito e Falco, anche le prestazioni, diciamo, per 90 minuti di Maier, di tutti i ragazzi in difesa dietro di cui parlavamo, di Arrigoni che ha dovuto fare il centrale, ci fanno ben sperare anche per le ultime partite di campionato, nel senso che la rosa, al di là di qualche giocatore che ancora non abbiamo avuto il piacere di conoscere, però si dimostra sempre ricca Duttile. e duttile anche per ogni circostanza. Francesco, un appello per la gara importantissima, fondamentale di domenica prossima. Allora, chiamiamo davvero tutti i tifosi giallorossi a riempire il Via del Mare. Sì, Lecce-Brescia, inutile dirlo, è la gara dell'anno, la gara dell'anno della Serie B. Nessuno pensi di poterla vedere in televisione o di poter recuperare chissà quale espediente. Tutti devono venire allo stadio e incoraggiare con il nostro calore questi ragazzi che davvero ci stanno dimostrando di poter compiere un grande miracolo. Bene, io credo che davvero dobbiamo accogliere l'invito dell'avvocato Cavallo, dobbiamo andare tutti allo stadio perché ci crediamo ancora nella promozione diretta. Forza Lecce, via Lecce, via. Alla prossima puntata, ciao a tutti.